Cara Presidente, egregio Ufficio di Presidenza e cari amici democratici e amiche democratiche, è la prima volta che intervengo in un'assemblea nazionale del Partito Democratico perché ho sposato questo progetto dopo 15 anni di militanza civica e politica. Iniziai a fare politica, io sono Salvo Raiti, ex parlamentare nazionale, ex segretario regionale di Italia dei Valori, già presidente nazionale degli eletti di Italia dei Valori, eletto in questa assemblea costituente nell'ottobre dell'anno scorso, quando ho deciso insieme ad alcuni amici di Italia dei Valori, sia parlamentari sia del territorio, che il sogno che noi avevamo coltivato da quando decidemmo di fare politica, dicevo, io iniziai 15 anni fa, dopo le stragi di Falcone e Borsellino, perché pensavo che era possibile dare alla Sicilia una classe dirigente diversa, perché pensavo che chi aveva le qualità, le competenze, si doveva scommettere in prima persona e non guardare dalla finestra, perché era possibile fare qualche cosa di diverso per la nostra Sicilia. E quel sogno pensavamo di coltivarlo creando anche il Partito Democratico. Abbiamo lavorato con la Rete, abbiamo lavorato con i Democratici della Sinello, con Italia dei Valori, siamo giunti finalmente al Partito Democratico e in quell'agosto dello scorso anno abbiamo deciso che quando il Partito Democratico nasceva, a differenza di quello che decideva di fare Antonio Di Pietro, noi dovevamo partecipare dall'inizio perché credevamo in questo progetto come speranza per il Paese, come speranza per la Sicilia e per il Meridione. Purtroppo oggi ci dobbiamo ricredere, caro segretario, abbiamo serie difficoltà nel pensare che quella scelta era una scelta giusta, nel pensare che è possibile rimettere la nave nel giusto binario. E sappiamo che questa è una cosa gravissima, non solo gravissima per noi, per i nostri destini personali e politici, ma io ritengo che è una cosa gravissima per la Sicilia, per il Meridione, ed è una cosa gravissima per il Paese. Perché come diceva il nostro programma del 2006, quando vincemmo le elezioni, se non riparte il Meridione non riparte il Paese. E purtroppo oggi nella tua relazione, caro onorevole segretario, io non ho visto la giusta attenzione nei confronti del Meridione. Noi abbiamo perso in Sicilia il manovoto le elezioni nazionali, regionali, ora le elezioni amministrative e nessuno ne parla come se non fosse accaduto niente. Il nostro partito, che deve essere innanzitutto il secondo partito d'Italia, ma noi aspiriamo a che diventi il primo partito d'Italia, in alcune province è fermo all'8 e al 10% e nessuno ne prende la responsabilità. E allora, siccome noi dobbiamo essere, come dicevi tu giustamente, un partito sobrio, un partito responsabile, è un partito che vuole mirare ad essere onesto con noi stessi ci dobbiamo fare un'analisi di coscienza perché siamo ridotti in questo modo. E come una volta fatta l'analisi e ciascuno si è assunto le proprie responsabilità, come mettere in moto un meccanismo che ci consenta di ripartire? È una cosa difficile e complicata, ma è una cosa doverosa, perché ripeto, se noi non ripartiamo in Sicilia, nel Meridione, che è una questione nazionale, noi non vinceremo mai a livello nazionale. E non ce lo possiamo consentire. E allora i risultati di questo disastro, ripeto, a cui ancora oggi nessuno si assume la responsabilità, a partire dalla segreteria regionale a tutto il resto, scaturiscono da alcuni elementi che è giusto in estrema sintesi, almeno a mio modo di vedere, fare riferimento. Innanzitutto noi paghiamo il fatto che non abbiamo un'identità precisa, che la politica che avevamo fatto col governo Prodi, e so bene i sacrifici che avevamo fatto, quando in Commissione Bilancio abbiamo fatto il modo di approvare parecchie risorse per il Meridione, non è stata percepita perché non abbiamo avuto il tempo di far arrivare il messaggio. Ma una cosa hanno percepito i siciliani, che in quel governo Prodi non c'erano ministri siciliani, che la nostra attenzione al sud era residuale. Ma successivamente abbiamo continuato questo percorso senza badare all'attenzione nei contenuti, a partire dalle infrastrutture, ma senza badare al modo di dare solidarietà a una classe dirigente che si sforzava di mantenere un'identità, si sforzava di dire che al cuffarismo, al clientelismo e al centrodestra era possibile fare qualche cosa di diverso. E lì doveva intervenire il Partito Nazionale, doveva intervenire il centrosinistra, ma questo non è accaduto. Abbiamo messo in campo nelle elezioni regionali la massima espressione politica nazionale che avevamo, il presidente Anna Finocchiaro. Ma che cosa è accaduto quando noi correvamo per cercare di dare una possibilità di vittoria alla nostra regione?
È accaduto che nello stesso contesto, in un quadro complesso difficile, quando dall'altro lato c'era candidato del centrodestra un soggetto che aveva fatto la propria bandiera d'azione, l'autonomia della Sicilia, quindi la valenza dell'identità siciliana, quasi la Lega del Sud, per dire qui non c'è nessuno che vi tutela, sono io a ergermi da tutore della Sicilia in un momento difficile quando c'è bisogno e ci sono i bisogni. Noi che come abbiamo risposto? Abbiamo indebolito la candidatura del Presidente della Regione Finocchiaro nelle liste nazionali, catapultando 7 soggetti esterni che non avevano nulla a che fare con il territorio e mettendo qualche figlia di papà che non sapeva nemmeno che cosa fosse la politica. Noi quando facevamo campagna elettorale ci dicevano: ma se non siete voi in grado di tutelare le vostre legittime aspirazioni, il vostro partito, il vostro territorio, come pensate di tutelare noi siciliani che siamo in una difficoltà enorme? E abbiamo mandato allo sbando una classe dirigente. Ma come se non bastasse, a quella domanda di risposta, di istanza, di solidarietà da parte del partito, sono arrivate centinaia di fax, di mail, di istituzioni, sono arrivate anche delibere degli organi preposti. Ho finito. Ma a quella non si è avuta ancora alcuna risposta. Un partito che vuole essere come il nostro, un partito democratico, ha il dovere della serietà e della risposta, spiegare il metodo e i criteri e investire sulle classi dirigenti. Ecco, su queste cose, e finisco, noi abbiamo trovato una lacuna che continuiamo a pagare con le elezioni amministrative di questi giorni. Noi pensiamo, e concludo, che il cammino è possibile riprenderlo, ma sia chiaro, non lo possiamo riprendere se non c'è un'assunzione di responsabilità nazionale. Se non si pone al centro della questione nazionale la questione meridionale, se non si fanno le politiche giuste e si sposano almeno dall'opposizione le possibilità per una ricostruzione e per uno sfaldamento del centrodestra, ma se amici nostri non riprendiamo quello che diciamo a parole, il criterio del merito, della serietà e della credibilità, ma lo dobbiamo riprendere con i fatti, non solo a parole, perché se noi siamo diversi dagli altri, lo siamo, lo dobbiamo essere, perché quello che diciamo lo facciamo davvero e la gente lo capisce. Se lo proclamiamo e non lo facciamo come loro, preferiscono l'originale e non la fotocopia. Grazie.